tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi torno sul canale con 5 pacchetti dei mondiali. Questo qua l'avevo già iniziato ad aprire, però non c'entra. Apriamo. Abbiamo Stadium 974, Panini, Loris, Eustupinan e infine Duarte della Costa Rica. Prossimo pacchetto, vediamo un po'. Abbiamo del Canada Hutchinson, abbiamo dell'Olanda Bigelow, poi abbiamo la foto dell'Inghilterra del 1966, poi abbiamo Anguissa del Camerun e la squadra dell'Ecuador. Poi prossimo pacchetto, abbiamo simbolo del Marocco, Lì della Corea del Sud, Cisse del Senegal e della Arabia Saudita Madu e Najei. Poi gli ultimi due pacchetti, scuotiamoli, lanciamolo e aspetta, anzi prendiamo le forbici e lo apriamo perfettamente. Perfetto. Non si vuole aprire? Perfetto, allora facciamo che continuiamo senza spaccare le carte. Vabbè, facciamo che l'apriamo normalmente. Volevo provare a fare una cosa con le forbici. Olè. Abbiamo Casemiro del Brasile, Mertens del Belgio, Duke dell'Australia, del Galles Hallen e la squadra del Brasile. Wow. Ultimo pacchetto, vediamo un po'. Ok, l'ho aperto benissimo. Squadra dell'Olanda, Skorupski, Renato Sanchez, Jongin e Afenajan. Va bene, bel pacchettamento, diciamo. Prendiamo il nostro carissimo album e andiamo ad incollare le carte. Iniziamo con un Renato Sanchez del Portogallo. Renato Sanchez. Vediamo un po'. Ecco qua il Portogallo. Por 15. Come il numero di della nascita di, del giorno della nascita di, mi sembra, De Bruyne. Sì, di De Bruyne, che è nato il 15 aprile. Sì, il 15 aprile. Il 15, ve lo dico subito perché tanto ce l'ho. Il Belgio. Nato il 5/6/1991. Poi andiamo del Ghana a Afenajan. Doppio. Squadra del Brasile. E Seba. Doppia.
Casemiro del Brasile, giocatore molto forte, che si chiama solo Casemiro, non ha neanche un cognome, neanche un nome. Cioè, forse Casemiro è il suo nome, il suo cognome non ce l'ha. Casemiro, basta. Poi abbiamo Mertens del Belgio. Mertens del Belgio, 20. Bel 20 mancante con il numero 20. Dries Mertens. Poi mettiamo Duke dell'Australia. Duke. Numero 17. Poi andiamo a mettere della Danimarca, Wind, numero del 20, doppia, tanto molto. Ecco qua. Poi Skorupski della Polonia. Ecco qua. Pol 4 Skorupski, mancante della Polonia. Non è che si è messo benissimo. Abbiamo Szczęsny, Glik, Skorupski e Simbolo. Scudetto. Poi andiamo a 3. Lo scudetto del Marocco. Io mondiali tifo due squadre per adesso, che sono rimaste, cioè. Non so come, Argentina e Marocco. Del Marocco andiamo a mettere lo scudetto, vediamo se ce l'abbiamo già. E ce l'abbiamo. Questo qua me lo attaccherò da qualche parte. Poi, del Galles, Allen. Siamo là. Allen, eccolo qua. Ecco qua. Wall 12, mancante. Poi andiamo a mettere dell'Arabia Saudita Madu, mancante. Che rumore? Lo sentite anche voi? Se siamo tutti in silenzio lo sentiamo. Più strano. Andiamo a mettere sempre dell'Arabia Saudita Najei. Finito. No, è cominciato. Squadra dell'Ecuador. Che è? Squadra dell'Olanda. Zambanguissa del Camerun. Zambanguissa, mancante. Adesso 4 doppie. Poi del Senegal Cisse. Mancante.
Senegal senza Sadio Mané non si è riuscito a qualificare ai quarti. Perde gli ottavi contro l'Inghilterra 3-0, 3-1, non mi ricordo. No, forse sì, 3-0. Poi andiamo a mettere la squadra dell'Inghilterra del 1966, questa è una bellissima carta. Mi sa di tutto oggi, ho le mani di burro. Ho le mani di burro oggi. Andiamo. Ecco qua. C'è pure la foto dell'Italia che ha vinto il mondiale nel 1934. Wow. 2-1 contro il... Cicloslocachia, ecco, non lo so che squadra. Poi invece l'Inghilterra nel 1966 ha vinto il mondiale contro la Germania 4-2, di cui la squadra che ha perso con l'Italia nel 1934 è arrivata in finale nel 1962 contro il Brasile e ha perso di nuovo 3-1. Poi andiamo a mettere della Costa Rica Duarte. E Duarte, la doppio, perfetto. Non potevo, cioè neanche il momento di cantare che ce l'ho doppio. E Stupian dell'Ecuador. E Stupian. E ci manca la. Andiamo a metterla. Poi lì della Corea del Sud. Lì. Doppia. Dell'Ecuador Bislow, e Bislow, doppia, ancora doppia, non è possibile. Poi Kingston, e Kingston, la. Mancante. Kingston. Winchelson. Non si chiama Kingston. Winchelson. No, è nato l'8. È nato l'8 febbraio 1983. Vecchiotto. Poi mancano le ultime carte. La Panini, che ci abbiamo già. Loris della Francia. Se volete sentire questa canzone, vi dico come si chiama. Si chiama Gala. G-A-L-A. Scrivetela su YouTube, vi uscirà un'immagine dove ci sarà una persona che tipo corre, ci scrive sopra e inizia la canzone. Torniamo al video. Francia 3, Loris. Mancante. E infine Stadium 974. Mancante. Ospita ben 40.000 persone. Questo video finisce qui. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like. Se vi piacciono i miei video, iscrivetevi al mio canale. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!